Dicevamo, stasera andremo a parlare dei Veda, alle fonti della conoscenza. Ho diviso in tre parti questo incontro di stasera. La prima parte parleremo degli strumenti che abbiamo a disposizione per entrare in contatto con la conoscenza, cioè abbiamo degli strumenti proprio per acquisire conoscenza. Poi vedremo che c'è una figura che in tutta la letteratura vedica è presente, che è il maestro spirituale. E nella seconda parte andremo ad analizzare che cosa serve un maestro spirituale, e nella terza parte arriveremo alle qualifiche del maestro spirituale, che non è un uomo comune, ha delle caratteristiche che sono descritte nelle scritture rivelate. Alza un po' il volume sopra. Sì. Va meglio così? Benissimo. Ok. Grazie. Bene, allora andiamo a iniziare alla ricerca della conoscenza. Vediamo subito il processo dell'apprendimento, che consiste in due aspetti. Bisogna capire che cosa conoscere e come ricevere tale conoscenza. C'è una concezione in Occidente della conoscenza che è impostata sul desiderio di conoscere cose che sono intorno a noi per poterne trarre un beneficio personale. Questo è il sistema conoscitivo che esiste dalle nostre parti in Occidente. Nella concezione vedica invece ci sono tre aspetti basilari che riguardano la conoscenza: capire chi sono io, chi è Dio e qual è la relazione che ci unisce a Lui. Se poi a una persona che studia i Veda chiedete in che cosa consiste la conoscenza, vi risponderà su questi tre punti. Vi risponderà chi sono io a questa domanda difficilissima, chi è Dio e qual è la relazione che ci unisce a Lui. Queste sono le tre cose da conoscere. Nella concezione occidentale viene favorita ovviamente la percezione sensoriale, quello che noi percepiamo attraverso i nostri sensi. Mentre nella concezione vedica si preferisce il processo di ascolto che proviene dall'alto, discendente, che è il processo che viene da chi conosce a chi non conosce. E questo processo discendente si chiama Shabda. Shabda significa ascoltare da qualcuno che conosce. È molto semplice, noi lo applichiamo in tutte le cose. Se supponiamo la signora è una brava cuoca e io devo apprendere a cucinare, senza che ho due alternative: o faccio un processo ascendente che provo, metto degli ingredienti a caso, compro un po' di farina, un po' di pasta, un po' di pomodoro, lo mescolo insieme e cerco di, oppure vado dalla signora che è una brava cuoca, me lo faccio spiegare, mi dice: ma prima fai bollire questo, poi metti in pentola quest'altro, poi aggiungi questi ingredienti, e diventa tutto più semplice. Quindi il processo è da chi conosce a chi non conosce, come quello che viene applicato quando andiamo a scuola, quando facciamo qualunque cosa. C'è sempre questo, non è mai in piano, è sempre, c'è un dislivello, quindi è abbastanza normale. I diversi processi di conoscenza quindi possiamo suddividerli in tre grandi processi che abbiamo già un pochino descritto. Adesso vengono dati dei nomi tecnici, ma non vi preoccupate, non dovete ricordarli, ricordate il concetto. Il primo si chiama pratyaksha, cioè la percezione empirica attraverso i nostri sensi. Quindi qui vedete c'è un orecchio, un naso, occhi, bocca, e qui la mano indica la pelle, il tatto, e noi sentiamo, percepiamo le forme degli oggetti che sono intorno a noi. E che c'è da dire? Abbiamo questi strumenti, li utilizziamo. Poi praticamente questi dati che noi acquisiamo li elaboriamo e a volte inneschiamo un sistema di deduzione che è basato su presupposti logici oppure molto probabili. Quindi questo secondo processo di conoscenza si chiama anumana, cioè cominciate a trovare degli elementi. E allora, se praticamente voi sapete che, non so, la libreria Feltrinelli chiude una volta a settimana e un'altra persona vi dice: guarda che il mercoledì siamo chiusi, per esempio, allora se una volta a settimana voi sapete automaticamente per deduzione che tutti gli altri giorni potete andare perché è aperto. Quindi avete utilizzato
un processo di conoscenza basato su un sistema di deduzione empirico, molto semplice. E questi due processi sono quelli che vengono utilizzati nella scienza tradizionale. Lo scienziato pseudotale che cosa fa? Attraverso i suoi sensi percepisce la realtà in un certo modo, cerca di tradurla in una formula matematica per spiegarla attraverso tutta una serie di deduzioni. Però succede un aspetto che si trova frequentemente, che dopo che si è scoperto qualcosa, dopo un po' di tempo succede che qualcuno scopre qualcosa che contraddice quello che era stato detto prima. Quindi quello che vi viene presentato come scienza, in realtà, che è basato sulla percezione dei sensi, in realtà è sempre una ricerca, non è mai scienza. Scienza in sanscrito significa conoscenza, quindi non cambia mai, è assoluta. Mentre la scienza a cui siamo abituati in Occidente non è assoluta, è relativa. Vediamo che invece il terzo processo di conoscenza è Shabda, cioè vedere il mondo con gli occhi delle scritture rivelate, che sono i Veda. Ora, i Veda non sono scritture orientali, non sono dell'India, i Veda sono neanche di questo pianeta, sono di tutti gli universi materiali, è diverso. Non è che uno deve entrare in contrapposizione, dice no, ma io la mia religione mi dice no, se voi andate indietro, 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 arrivate ai Veda. Veda significa conoscenza. Quindi arrivate a quei tre presupposti di cui abbiamo parlato prima. Chi sono io, chi è Dio e qual è la relazione che ci unisce a Lui. Non c'è un problema di religione, non c'è un problema di ah, ma io socialmente appartengo a un'altra classe sociale, non posso... No. Nella cultura vedica, anche se c'era una divisione sociale definita, perché non è vero che siamo tutti uguali, c'è chi ha delle caratteristiche e chi ne ha delle altre, no? Anche una donna che vuole essere uguale a un uomo a tutti i costi è patetica, o un uomo che vuole essere come una donna è patetico. Quindi tutti i processi di conoscenza arrivano fino ai Veda. Quindi questi Veda danno una visione dell'esistenza, della vita, e questa visione è il processo di acquisizione che a noi interessa di più, che è considerato il più attendibile, il più importante, perché abbiamo detto prima i sensi sono imperfetti, quindi gli esseri umani come tutte le altre forme sono molto limitate, le loro percezioni, le loro teorie, le loro speculazioni mentali non sono in grado di garantire una corretta acquisizione delle informazioni, proprio perché c'è un problema alla base. Quello che io, cioè, se qualcuno adesso mi parlasse con una frequenza più alta di quella che le mie orecchie percepiscono, mi può dire anche la cosa più importante di questo mondo, io non riesco a capirla proprio perché non mi arriva proprio il suono. No? Poco fa avete detto, puoi alzare per favore il microfono? Perché se tenevo il microfono come era prima, io potevo parlare per due ore, però non si sentiva niente. Quindi mancava, cioè non potevate neanche fare deduzioni, ragionamenti, perché non avevate percepito il suono in input. Ok? Quindi è facile, è molto semplice, sono tre. Quindi abbiamo detto pratyaksha, percezione attraverso i nostri sensi, anumana, cioè sistema di deduzione basato su presupposti logici o molto probabili, e poi shabda, cioè vedere il mondo con gli occhi delle scritture rivelate, cioè i Veda. Allora adesso analizziamo così brevemente questi tre aspetti, li abbiamo già fatti queste considerazioni, ma riassumiamole. Quali sono le autorità che possono essere accettate? Cioè, quando io vado a prendere un'informazione, da chi vado per sapere chi veramente può darmi quell'informazione corretta senza sbagliare? E poi posso chiedermi ancora, la mia intelligenza è un'autorità o no? Cioè, io posso fidarmi della mia intelligenza oppure no? Oppure la mia intelligenza anche a sua volta potrebbe essere ingannata? E ancora, i nostri sensi che ci permettono di avere un contatto con l'esterno e che ci fanno vedere, ascoltare, toccare, domanda, sono affidabili? Ora, se sono affidabili bisogna capire in che misura, cioè mi posso fidare di loro al 100% oppure comunque io devo sempre comunque fare altri tipi di riscontri. Facciamo un esempio, c'è qualcuno di voi che ha visto qualche volta il sole? Avete alzato gli occhi al cielo? Qualcuno? È facile questa domanda, potete rispondere, non è un trucco, eh? Avete visto il sole? No, stiamo a terra, non stiamo in mezzo alla nebbia. No, se stavo in altri paesi non avrei fatto questa domanda perché rispondevano no, cioè dice no, non abbiamo mai visto il sole.
Mi ricordo ero in Perù un periodo e c'era sempre una nebbia tremenda e era difficile proprio vedere il sole, quindi, però stiamo attenti, quindi il sole si vede. Allora, vi domando, quanto è grande il sole secondo la vostra percezione? Così più o meno una moneta da 2 euro sembra. Non è molto grande, sembra una cosa piccola, eppure qualcun altro ci dice no, guarda che quella è una superficie di milioni e milioni e milioni di chilometri, va a questa velocità, produce queste temperature così, ma noi non percepiamo nulla di quello. Noi quando diciamo, oh è entrato il sole in casa, significa che è entrato qualche raggio di sole, piccolo raggio di sole, non è che è entrato il sole, perché non è compatibile, noi abbiamo dei corpi d'acqua, se entra veramente il sole nella nostra stanza, ahimè, diventiamo subito, cioè passiamo subito in un altro corpo. Lasciamo il corpo ternano, romano, milanese che abbiamo adesso e andiamo in un altro, ok? Quindi butto lì questa domanda: crediamo sia giusto accettare un Dio ispiratore o i messaggi degli uomini che hanno praticamente sapienza del passato? Perché esistono delle persone che in passato hanno ascoltato delle informazioni che provenivano dalla persona suprema. Il fatto che abbiano ricevuto queste informazioni da questa persona, che guarda caso è quello che ha organizzato il tutto, è anche abbastanza credibile il fatto che quelle informazioni possano essere su un piano assoluto, senza nessun tipo di problema. Almeno, anche se uno vuole fare un ragionamento scientifico, deve mettere la presenza di Dio almeno al 50%. Non può dire, se dice non esiste a priori, è un ragionamento che non è valido, non è scientifico. Quindi per fare un ragionamento giusto, equo, deve dire almeno c'è la possibilità che Dio esiste al 50% e che Dio non esiste al 50%. Andando avanti nello studio uno si accorge che se dice che non esiste, la fede che bisogna avere nella scienza materiale è molto superiore di quella che hanno i religiosi per la fede spirituale. Perché noi abbiamo un'esperienza diretta che tutte le cose vengono da una cosa più grande di un'altra. Cioè un grande fiume viene da una piccola fonte, no? Però la fonte la vediamo piccola, ma in realtà è più grande del fiume. Così, allo stesso modo, qualunque cosa viene sempre da una cosa più grande a una cosa più piccola. Se una cosa più piccola non può generare qualcosa che ha qualcosa che lei non ha, non è possibile, questo per logica. Quindi per logica diciamo che la bilancia di questo 50 e 50 tende più al fatto di pensare che esiste un essere senziente che abbia delle facoltà e delle capacità più grandi delle nostre. Se noi abbiamo delle difficoltà ad accettare delle persone migliori di noi, è un problema nostro, non è un problema di Dio, ok? Ci siamo? Andiamo avanti? Ora, Jiva Goswami che, vabbè, adesso nomino dei personaggi che sono molto noti, è uno dei più grandi filosofi che siano mai esistiti, ha detto che la gente è soggetta a 4 tipi di difetti e quindi è incapace di afferrare la realtà trascendentale che è appunto inconcepibile e la percezione dei sensi di queste persone e altri strumenti simili, quindi anche la deduzione, si dimostreranno inaffidabili. Allora andiamo a vedere quali sono questi 4 tipi di difetto per default che tutti gli esseri viventi hanno. Chiamiamoli 4 difetti non correggibili, perché ce li abbiamo tutti. Quindi il primo è che nessuno può sfuggire agli errori e uno crede di vedere una cosa che in realtà non c'è. Quando noi ci guardiamo allo specchio la mattina, pensiamo, quello sono io, ma quello che vediamo allo specchio è il riflesso del nostro corpo, che cambia. Quindi noi, guardandoci allo specchio, specialmente in certe mattine, diciamo, oh, quanto tempo è passato, no? Chi è quello? Entri nel bagno e fai buongiorno? Ah, scusi, sono io. Perché cambia, no? Allora fai di corsa, almeno gli uomini fanno di corsa la barba, le donne di corsa prendono un po' d'ombretto, come si chiamano quelle cose lì. E cambiano un po', ok, escono un po' più tranquille. Però se sono oneste,
vedono che praticamente c'è una differenza da quello che avevano visto appena si erano svegliate al momento in cui si erano guardate allo specchio, al momento in cui erano uscite poi dalla sala trucco o dalla barba. Perché il corpo è in continua trasformazione, quindi a noi vediamo quello e ci sembra la realtà, ci sembra che tutto quello che sia legato al corpo sia reale, è la cosa più importante che c'è, invece non è così. E poi il contrario, cioè uno non riesce a percepire invece una cosa che esiste, e questo esempio classico è con l'anima. Cioè, se io dico a un chimico qual è la differenza tra un corpo vivo e un corpo morto, la risposta dovrebbe essere, se è onesto, dovrebbe dire è uguale. Perché chimicamente parlando il carbonio che c'era prima lo trovi dopo, l'ossigeno che c'era prima lo trovi anche in un corpo vivo, e il qualunque cosa, il potassio, il ferro, l'azoto, qualunque cosa trovi in un corpo morto lo trovi in un corpo vivo. Ma allora il corpo vivo, qual è la differenza col corpo morto? L'anima. Brava, vedi che è arrivata qualche informazione dai Veda. L'anima, ma non si vede l'anima. Allora, se noi siamo abituati a pensare che crediamo a tutto quello che vediamo perché siamo abituati a percepire la conoscenza con i nostri sensi, quindi abbiamo una percezione attraverso i nostri sensi, noi l'anima non la vediamo, quindi alcuni dicono no, l'anima non esiste. No, la differenza è proprio quella, perché un corpo vivo c'è l'anima dentro che lo anima, infatti si chiama anima perché lo anima, se no si chiamava Pippo. Invece nel corpo morto quell'anima è uscita. Cioè, se tu vai lì, bussi, c'è nessuno? Cioè, no, è uscito. Ha lasciato il corpo, ha lasciato l'involucro, ha lasciato la casa. Quella è la morte. La morte è uno sfratto esecutivo. L'avete mai vista in questa maniera? La morte è uno sfratto esecutivo. Arriva, devi uscire di casa. Ma io aspetti ancora, devo fare questo. Deve uscire. Quei carabinieri portano fuori, coatto, proprio, obbligatorio. Allora, qual è il problema che si presenta subito dopo? Una persona che deve uscire dal corpo, deve andarsi a trovare un altro appartamento. Come si fa nel mondo materiale? In base a quanti risparmi ho, quanto posso spendere ogni mese, in base a quello che a me piace, sceglierò un appartamento diverso. Andrò a vivere a Maratta, o andrò a vivere a Pechino o a Bangkok, secondo quello che sono i miei gusti e in base a quello che posso permettermi. Giusto? Ecco, è esattamente la stessa cosa. Solo che invece dell'appartamento cambia un corpo, che è un appartamento mobile su misura che noi ci portiamo dietro. Ma non siamo quel corpo e non abbiamo niente a che fare con quel corpo. Quindi il fatto di andare in errore, cioè non riuscire a percepire una cosa che esiste, come nell'esempio che abbiamo fatto l'anima, è un errore tipico che si chiama pramada. Un altro problema, un altro difetto non correggibile è la tendenza di ingannare gli altri e noi stessi sulle basi di convinzioni provocate da motivazioni materiali. Cioè noi, molte volte, quando vediamo le cose all'esterno, all'interno della nostra vita, noi siamo, cioè vogliamo ottenere qualcosa. Abbiamo un piano nascosto, che nessuno vede, che conosciamo solo noi. In funzione del desiderio di voler applicare quel piano, noi siamo disposti ad ingannare sia gli altri, ma anche noi stessi, perché noi in realtà con quella cosa che stiamo così desiderando così ardentemente non abbiamo in realtà niente a che fare, quindi ci stiamo ingannando. No, tu sei la mia dolce metà, io non posso vivere senza di te, no? Vivremo per sempre. Queste sono le frasi classiche prima dei divorzi, cioè è un classico della Walt Disney questa qui, no? Allora, se praticamente tutte queste cose, ma magari le persone che hanno detto questo erano in buona fede, lo dicevano perché erano convinte di quello, non è che stavano prendendosi in giro, era vero. Ma dato che la tendenza a ingannare gli altri e se stessi non è correggibile, è insita all'interno della mente, questa è la mente, non c'entra niente l'anima, attenzione, sono tre piani, c'è il piano fisico, il piano mentale e il piano spirituale, l'anima. Quando si dice tu sei la mia anima, non è possibile, perché l'anima c'era già un proprietario, non è Ninetto il barbiere o Giorgetta la fornaia, capito? Non c'entra niente. Okay? Poi c'è l'incapacità di riconoscere una data cosa nonostante ci si impegni ad analizzarla, e quella si chiama Karana Patava.
cioè proprio noi ci impegniamo a vederla così, ma non ce la facciamo. Perché? Perché la conoscenza, visto che deve essere data da una persona che sa, quando questa persona decide di dartela è come che ti fa un regalo, ok? Quindi la prima cosa che noi dobbiamo avere nei confronti di questa persona è un senso di profonda gratitudine. Se noi diamo per scontato che quella cosa ci deve essere detta e che noi dobbiamo essere informati in quella maniera, abbiamo sbagliato tutto, cioè stiamo lontani anni luce, perché non è così. O addirittura siamo orgogliosi della nostra posizione, bisogna essere umili. Trinada pisuni cenata rurapisa isnunamanina maladena kirtani yasadahari, dice un verso dello Shastaka. Dice, bisogna essere tolleranti, bisogna essere umili come fili di paglia sulla strada e tolleranti come alberi. Così le cose vanno bene. Se noi non abbiamo questa attitudine, sarà l'energia materiale che si preoccuperà di darci legnate sui denti. Avete presente? Fanno male. Quindi per evitare queste situazioni sgradevoli uno diventa umile, capisce che non è così grande come pensa, perché noi abbiamo un concetto di noi stessi distorto, ok? Questa è la tendenza, sono errori che abbiamo tutti, quindi stiamo tutti sulla stessa barca, non preoccupate. Allora bisogna eliminare le imperfezioni. Le scritture vediche consigliano tre aspetti: guru, shastra e sadhu. Quindi il guru è il maestro spirituale, shastra, abbiamo detto, sono le scritture rivelate, quindi non sono scritture scritte da altri uomini, cioè sono uomini ma hanno delle capacità e dei livelli di coscienza per noi impensabili. E poi i sadhu sono i saggi, sono le persone che già vivono con questi insegnamenti, ok? Quindi, vittima delle imperfezioni descritte, l'uomo, specie quello degenerato di quest'era che stiamo vivendo, che è il Kali Yuga, non ha la possibilità di trovare la via che conduce alla verità, e allora deve rivolgersi alle parole della suprema personalità di Dio o a quella dei santi realizzati. Quindi è corretto ragionare con l'aiuto di guru, shastra e sadhu, cioè il maestro spirituale, le scritture autentiche e i devoti santi, cioè le persone realizzate spiritualmente. Allora, fortunatamente non abbiamo soltanto un appiglio, devono essere tre, tutte e tre, vanno sempre tutte e tre insieme. Cioè, un conto è che dovete fidarvi soltanto di una cosa, un conto è che invece ne avete tre, che devono essere tutte e tre nella stessa direzione. Allora siete sicuri che quello è giusto, quello è corretto, perché questi sono gli strumenti che il Signore Dio ci ha messo a disposizione per poter acquisire questa conoscenza. Ci ha messo a disposizione il maestro spirituale, poi chiaramente su questo andremo a parlare nella seconda parte di questa conferenza. Qui si conclude la prima parte. Ci sono domande su questa prima parte? È tutto chiaro? Quindi abbiamo visto la percezione della conoscenza avviene in tre modi: attraverso la percezione dei sensi, attraverso la deduzione logica e attraverso scritture rivelate. Abbiamo visto che le prime due, anche se sono molto accattivanti, però non sono complete e sono imperfette, perché sono legate all'imperfezione dei nostri sensi. Poi abbiamo visto la terza, che invece è quella che ci interessa di più, perché è quella che non cambia mai, non è relativa, ma assume una valenza assoluta. Ma per comprendere questa conoscenza assoluta abbiamo bisogno del maestro spirituale. E quindi, se non ci sono domande, passiamo alla seconda fase della conferenza, alla seconda parte della conferenza. Tutto chiaro fino a qua? Perfetto. Allora, c'è questa necessità, la necessità di avvicinare un maestro spirituale. C'è un verso nella Bhagavad Gita, chi ce l'ha può andarlo a vedere, è il 434, è importantissimo. Tat viddi pranipatena praniparsana sevayao padeshanti te gyanan gyaninan tattva darshina. Dice, è un verso fondamentale perché vi dà la chiave di lettura per avvicinare un maestro spirituale. Dice, cerca di conoscere la verità avvicinando un maestro spirituale, ponigli delle domande con sottomissione e servilo. L'anima realizzata può rivelarti la conoscenza perché ha visto la verità. Quindi segnatevi questo numero se vi capita, Bhagavad Gita 434.
Molti danno la colpa al Signore Supremo quando succede qualcosa, ma allora Dio non è giusto perché ha fatto questo, ha fatto quello. No, il Signore non è mai responsabile degli atti virtuosi o colpevoli dell'essere incarnato, perché se questi si smarrisce è a causa dell'ignoranza che copre la sua vera conoscenza. È come se voi guidate una macchina e lasciate il vetro sporco dell'auto e poi vi lamentate che non c'è visibilità sulla strada. E ve la prendete con l'ANAS, cioè l'ANAS non c'è visibilità, non si vede niente. E allora arriva l'ingegnere dell'ANAS e dice: scusa, ma ci hai mai pensato che prima di partire dalla macchina magari una pulita al vetro? È chiaro che se hai il vetro con quattro dita di polvere, la visibilità sulla strada è veramente bassa. Quindi non è colpa di Dio nelle attività che noi svolgiamo, ok? Ma è una conseguenza di un nostro comportamento non adatto. Quindi quando questa conoscenza che dissipa le tenebre dell'ignoranza illumina l'essere, tutto gli sarà rivelato, come il sole illumina ogni cosa quando spunta il giorno. Se voi dovete fare anche semplicemente un piccolo tratto di strada, che ne so, da Piazza Tacito al comune, però lo dovete fare in piena notte e non c'è una luce che illumina, non c'è la luna, non c'è una stella, è tutto buio, è difficile. Di giorno invece è semplicissimo, cioè, vedete quello che c'è, cioè, anche se ci sono le macchine che passano, guardate prima a sinistra, poi a destra, attraversate la strada, no? Vedete la persona che magari vi viene, ma provate a immaginare se dovete farlo completamente al buio. Ecco, questa illuminazione non è altro che la conoscenza, quindi è una cosa di cui noi abbiamo particolarmente bisogno, non possiamo far finta di niente. Alcune persone pensano che no, loro non hanno bisogno di conoscere, capito? Hanno bisogno di conoscere altre cose, parlare di queste cose è una perdita di tempo. No, non è una perdita di tempo, è un vantaggio, è un guadagnare tempo, non è una perdita di tempo. Perché prima di fare una cosa bisogna sapere bene come farla. Quindi in questo processo abbiamo bisogno di osservare le cose con grande attenzione e quindi quando queste informazioni arrivano tutto diventa più semplice. Srila Prabhupada in una spiegazione della Bhagavad Gita dice: la vera conoscenza può essere raggiunta solo avvicinando una persona perfettamente cosciente di Krishna. È necessario dunque cercare un maestro spirituale autentico e imparare sotto la sua guida che cos'è la coscienza di Krishna, perché come il sole dissipa le tenebre, la coscienza di Krishna è l'unica che possa rimuovere il velo dell'ignoranza. Allora, questo discorso che Srila Prabhupada fa non è un discorso legato a un aspetto settario o un tipo di religione, qui si sta parlando in termini assoluti. Il Dio di che si parla qui, Krishna, è un nome di Dio, che è Dio per tutti, per i cristiani, per i cattolici, per i musulmani, per gli ebrei, per tutti. Krishna significa colui che possiede infinite qualità in quantità illimitata, non è il nome di un dio indiano. A volte capita qualche indiano che ci vede vestito così, no? Allora commenta, è Dhoti, Kurtan, Acha, perché pensano che quella sia una cosa indiana. Allora dice, molte volte la domanda che fanno: come mai hai cambiato Dio? No, non ho cambiato Dio, non è che Krishna è un Dio indiano, che c'è il monopolio dell'India, del Gujarat, un Dio del Gujarat o del Bengala, non è così. Dio è Dio, è Dio di tutti gli esseri viventi, di tutte le nazioni, di tutti i tipi di uomini. Se le persone comprendessero questo, basta, finite le guerre religiose, finirebbero. Invece spesso viene utilizzata la religione per strumentalizzare altri aspetti e quello è un disastro, perché quello genera una discordanza completa. Quindi ogni passo della vita solleva nuovi interrogativi, quindi è necessario avvicinare un maestro spirituale autentico che possa guidarci verso il traguardo dell'esistenza. Tutti i testi vedici ci consigliano di avvicinare tale maestro affinché ci salvi dai dilemmi che nascono nostro malgrado, come fuochi che divampano accidentalmente in una foresta. Bellissimo questo esempio. Beh, qui magari non è che abbiamo molte foreste che uno vede, ma se voi andate in una foresta, a volte ci sono dei bambù, avete visto i bambù, che sono molto fitti e crescono in maniera rapida.
E molte volte in queste foreste, quando comincia a tirare il vento, questi bambù, senza che li muova nessuno, cominciano a strofinarsi l'uno con l'altro e a un certo punto scocca una scintilla, dato che sono secchi, si accendono. E da quell'incendio, se parte un incendio dai bambù, prima che si spegne, perché sono tanti, quindi si dilaga in una maniera impressionante. Mi raccontava un mio confratello australiano che ci sono delle zone dell'Australia, che lì è vastissima, ci sono delle terre enormi, che sono pericolosissime anche con la macchina, perché in aree di grandi, cioè grandi aree, anche chilometri e chilometri, possono quasi istantaneamente perpetrarsi degli incendi che prendono in pochissimo tempo aree vastissime, di chilometri, tu rimani bloccato dentro con la macchina. E vengono senza che nessuno, non è che sono dolosi, attenzione, quella è un'altra cosa, quello è un altro aspetto. Vengono proprio naturalmente, perché ci sono dei tipi di piante che sono secche, con il vento creano degli attriti, quegli attriti scaldano quella, magari la canna di bambù, eccetera, e da lì parte il fuoco. Allora, questa è una situazione, quindi in una situazione così pericolosa, c'è anche lì un'autorità che voi rispettate, no? Perché ci sarà un cartello e vi dice attenzione, in questa zona ci sono incendi. Allora voi potete assumere due atteggiamenti, o dire beh, oh, effettivamente se hanno scritto questo cartello, hanno visto che c'è questo tipo di problema, ci hanno gentilmente avvisato, avvertito e ne prendiamo atto. Oppure possiamo dire ma chi è che si permette di dirmi che qui ci sono gli incendi? Io lo vedo se ci sono incendi o no, perché me lo devono scrivere? È un atteggiamento diverso. Ecco, questo secondo atteggiamento assicuro che può creare tanti problemi. È meglio il primo. È meglio il primo. Quindi vi domando, siete perplessi su questo che vi ho detto? Non preoccupatevi. Anche Arjuna rimase perplesso. Arjuna sul campo di battaglia di Kurukshetra era perplesso. Nella Bhagavad Gita, al verso 2.7, dice a Krishna: ora sono confuso sul mio dovere, ho perso ogni contegno a causa di una debolezza meschina. Indicami, rivolgendosi a Krishna, dice, indicami la via migliore per me. Ora sono tuo discepolo e un'anima sottomessa a te. Istruiscimi, ti prego. Ecco, questo è molto interessante, questo aspetto. Se voi leggete la Bhagavad Gita, vi accorgete che Krishna e Arjuna, Krishna è Dio e Arjuna è il suo devoto, cominciano a parlare all'inizio come amici, perché sono amici, ma cari amici, sono molto vicini, proprio sono amici fraterni, hanno vissuto insieme tante situazioni, tante storie. Però in questo momento Arjuna si trova a combattere contro i suoi familiari, si trovano a combattere contro suo nonno, Bhishma, contro suo zio Dhritarashtra, suo cugino Duryodhana, Dushasana, eccetera. Quindi sono parenti che stanno... Vabbè, ma sto parlando di una cosa che forse non conoscete. Avete mai provato a litigare con qualche parente? Mi è successo mai una cosa del genere? Non succede mai. È una cosa ipotetica, teorica, no? Allora, Arjuna si trova a dover combattere con i parenti, no? In maniera pesante, e ci sono questi due schieramenti. Ora, è una cosa molto grossa, perché in 18 giorni ci sono stati 640 milioni di morti. Non è che praticamente è stata una battaglietta così, capisci, da qualche decina di persone, sono uccise 10 persone, no, milioni. Perché qui erano presenti i Maharadi, c'era gente che poteva combattere contro eserciti interi. Quindi era una situazione molto, molto particolare. E che Arjuna, prima della battaglia, era confuso. Arriveremo alla fine della Bhagavad Gita che Arjuna dirà ok, adesso ho capito, perché Krishna gli ha detto delle cose, e adesso ho capito, agirò come tu mi hai chiesto di agire, quindi combatterò. Quindi sembra un po' il solito, come Dio praticamente istiga alla guerra. Bisogna vedere le motivazioni, e se uno va a leggere la Bhagavad Gita le comprende perfettamente, specialmente se hai un maestro spirituale che te le spiega. Non è che alcune cose noi le valutiamo dal nostro punto di vista ponendoci su un piano assoluto, allora decidiamo noi quello che è giusto e quello che è sbagliato, ma non è così, non è così. Diciamo che per avere la possibilità di capire se una cosa è giusta o sbagliata, noi prima di tutto dobbiamo avere tutte le informazioni necessarie, non possiamo
avere carenza di informazioni e pensare di poter dare un parere su qualcosa che non conosciamo perfettamente. Non è un caso quando, per esempio, c'è anche un giudice in una corte che deve decidere se una persona è colpevole, non è che va a naso. Questo mi sembra un po', c'ha un po' una faccia da bandito, no? Allora, colpevole, no? Analizza tutta una serie di cose, poi lasciamo perdere corruzioni o cose di questo tipo, ma in condizioni normali lui verifica tutta una serie di fattori e ricostruisce tutto quello che, perché deve avere informazioni, e può sbagliare perché sta su un piano umano, ma se saliamo di livello state tranquilli che niente accade per caso, niente sfugge alla volontà di Dio, non è che non si muove foglia che Dio non voglia, dice il proverbio, quindi problemi non ce ne sono. Quindi estinguere il fuoco della vita condizionata, c'è un canto che noi facciamo al mattino, ve lo provo a cantare come lo cantiamo noi. Samsara davana la lida loka, pranaya karunya ganaganatva, praptasya kalyana gunarnavasya, vandeguro shri charanaravindam. Allora, noi ci svegliamo alle 4:30 per cantare questo, allora ci sarà un motivo. E non è che così dici, ma questi tutte le mattine per cantare questa canzone si svegliano a quell'ora. Questo è importante, questo spiega proprio il maestro spirituale. Dice, il maestro spirituale riceve le benedizioni dall'oceano della misericordia, che è Dio, no? Come una nuvola getta acqua su una foresta in fiamme per estinguere il fuoco, così il maestro spirituale libera il mondo afflitto dal materialismo, estinguendo il fuoco bruciante dell'esistenza materiale. Offro i miei rispettosi omaggi ai piedi di lodo del mio maestro spirituale, che è un oceano di qualità propizie. Questo Bandeguro Sri Charanaravindam, questi sono gli omaggi, perché sempre uno offre omaggi al proprio maestro spirituale. Allora, a forza di offrire omaggi, praticamente piano piano i muscoli della schiena si abituano a inchinarsi, a mettere la testa in basso. Invece noi siamo sempre a portare, stai con la testa su, stai con la testa su, ma quello comporta tanti problemi, perché se c'è qualcuno che colpisce con una mazza, avere la testa bassa aiuta a non prendere il famoso colpo sui denti di cui sopra. Ok? È un segreto, è una cosa. È tutto collegato, vedete? Allora, il maestro spirituale insegna al discepolo a essere umile. Quando il discepolo diventa umile, diventa predisposto per comprendere, perché altrimenti la conoscenza non filtra, non arriva, è intasato. C'è il calcare dentro, capito? Non passa. Andiamo avanti. Quindi essere liberato da Maya. Maya in sanscrito significa quello che non è. Quindi il verso, io qui metto anche dei riferimenti perché magari in altre circostanze questi argomenti li trattiamo in maniera più specifica, e ho messo anche, non so, qui vedete Bhagavad Gita 4:35, spiegazione, secondo paragrafo, cioè do tutti i riferimenti, non sto dicendo niente di mio. Quindi praticamente si possono andare ad analizzare in una maniera un pochino più corposa. Adesso noi sorvoliamo, li stiamo dando in maniera più sintetica. Cioè, quando avrai ricevuto la vera conoscenza da un'anima realizzata, non cadrai mai più nell'illusione, perché capirai che tutti gli esseri fanno parte integrante del Supremo. In altre parole, mi appartengono. Ecco, questa conoscenza che dicevamo prima, dobbiamo capire queste tre cose, chi sono io, chi è Dio e qual è la relazione che ci unisce a Lui, è la cosa fondamentale che viaggia sempre a fianco, quando voi sentite la parola conoscenza, nei Veda si parla sempre di questi tre aspetti, ma sono monotoni, no? Perché qui la posta in gioco è alta. Se noi non comprendiamo questo, noi rimaniamo in una condizione di prigionieri all'interno di questo mondo materiale. Quindi capire questo è la cosa più importante che dobbiamo sapere, non c'è una cosa più importante di questa. Allora, la mia speranza è che quello che può succedere di qualcuno che partecipa a questi incontri è che prenda seriamente queste informazioni e riesca veramente a liberarsi, perché se si libera, ve lo ricordate da bambini a nascondino? Quando c'era qualcuno che faceva Tana libera tutti, bravissimo. Bravo, ecco, questo è l'argomento della serata, Tana libera tutti. Se qualcuno praticamente si libera, cioè torna a casa, torna da Dio, quando torna, la prima domanda che il Signore gli chiede dice: come hai avuto queste informazioni? Se viene fuori che praticamente avete avuto qualche informazione utile, magari perché avete incontrato da Feltrinelli un certo Lilananda che vi ha detto qualcosa, Lilananda, che stavano portandolo, capito, in qualche inferno a Padalaloka o da qualche altra parte, in qualche regione,
disparata dell'universo, viene ripreso, è come un, no? Un ripescaggio, e dice guarda che c'è stata una persona che tu praticamente hai incontrato per la prima volta lì grazie a Carlo e ha preso sul serio quello che tu hai detto e praticamente ha superato tutte le barriere dell'energia materiale e è tornata a casa. Quindi quella cosa lì, dato che il Signore Supremo è molto soddisfatto con questa persona, per premio gli va praticamente a liberare anche tutti quelli che hanno avuto contatto con lui. Quindi in quel caso lì capite che io avrei la possibilità di giocarmi il jolly. Quindi l'invito che vi faccio stasera è quello di proprio, capito? Mettercela tutta, io faccio il tifo per voi, sono dalla vostra parte perché mi conviene tanto, e se qualcuno di voi realizza proprio la verità ultima, non ha più problemi di nessun tipo, ha bypassato qualunque tipo di difficoltà e problema che può incontrare all'interno di questo mondo materiale. Quindi colgo l'occasione di fare a tutti quanti tanti auguri e in bocca al lupo, intanto è vegetariano, non vi preoccupate. Andiamo avanti, possiamo quindi essere liberati dalle influenze della natura materiale soltanto da Krishna, dal suo rappresentante autentico. Senza un aiuto superiore nessuno può tagliare i legami che lo trattengono alla materia. Ecco, questo è importantissimo. Faccio un esempio per capire. Se uno cade in un pozzo, se uno cade in un pozzo oscuro, scivoloso, che non c'è possibilità di risalire perché non ce la fai, è troppo grande, non riesci a puntare i piedi, non riesci a saltare perché è troppo alto il dislivello, ci vuole per forza una persona che ti tira fuori. L'unica cosa che dobbiamo fare, quando arriva qualcuno che lancia la corda dentro questo pozzo dell'esistenza materiale, dobbiamo tenerla questa corda, non dobbiamo lasciarla, non dobbiamo lasciarla scivolare, dobbiamo accertarsi di tenerla il più possibile. Se noi riusciamo a tenerla, quella persona ci tira fuori. Altrimenti le influenze della natura materiale ci muovono come quella immagine che vedete davanti a voi, che sono, vedete, le persone che stanno all'interno dell'esistenza materiale sono guidate come dei burattini dai fili dell'energia materiale, che sarebbero poi le tre influenze della natura materiale di virtù, passione e ignoranza. Sono come tre corde, guna in sanscrito significano corde, sono come tre corde, c'è una corda proprio di ferro spinato, di acciaio, un'altra di iuta e un'altra di seta. Anche se la corda di seta può apparire, no, però va sicuro che intorno al collo fa sempre male, quindi bisogna liberarsi di tutte e tre, ok? Andiamo avanti, quindi ci sono delle forme di attaccamento che contraddistinguono l'esistenza materiale che dovrebbero essere eliminate, da cui si dovrebbe sfuggire. Allora, la prima è la mancanza di interesse per la spiritualità, cioè se non vi interessa la spiritualità fate un piccolo sforzo e fatevi venire questo interesse, nel vostro interesse, scusate il gioco di parole. La seconda è la paura di avere una individualità eterna. Una persona che soffre all'interno del mondo materiale e pensa di dover esistere eternamente va nel panico, dice no, non voglio annullarmi, perché è terrorizzato dalle situazioni che ha visto, ha percepito, ha realizzato all'interno della sua vita materiale. Quindi praticamente ha la paura di avere un'individualità eterna. Invece di questo non dobbiamo avere paura, perché noi siamo così, noi siamo individui eterni. C'è un verso nella Bhagavad Gita che dice Deva Anjatuna Sanna Panimi Janatipana Chayana Bhavishama Sarviva Yam Ataparam. Cioè mai ci fu un tempo in cui non esistevamo, io, tu e tutti questi re, e mai nessuno di noi cesserà di esistere. Quindi stasera avete scoperto che siete individui eterni. Quindi non vi preoccupate se esultate a casa e tornate viva e qualcuno vi vede che saltate in estasi felici, non preoccupatevi, avete scoperto una cosa che merita quell'estasi. Ok? E la terza è l'idea del vuoto che nasce dalle frustrazioni della vita materiale. Cioè, quando noi siamo tormentati da sofferenze, che vogliamo? Vogliamo che stacchi, per favore, stacca. Quando noi a volte ci rivolgiamo a Dio, Signore, perché solo a me? No, non è solo a te, a tutti. Solo che a volte qualcuno è talmente stordito dalle sofferenze che uno neanche si rende conto che siano sofferenze.
Addirittura scambiamo per assenza di sofferenza con la felicità. È come se vi portano in una gita in barca, voi contenti che andate in barca, invece vi fanno stare in acqua, legata a una corda, e vi mettono dietro l'elica dove arriva l'acqua del motore, no? Chiaramente in quella situazione rimane difficile. Poi a un certo punto qualcuno vi prende per i capelli e vi tira su per un istante. E voi fate... Ecco, quell'assenza di sofferenza viene scambiata come felicità. A ribolla. Non conviene. Relativo. Eh? Tutto relativo. È tutto molto relativo da queste parti. Andiamo avanti. Quindi, risolvere effettivamente i problemi della vita dove altri mezzi hanno mostrato di essere inutili. Cioè, qui bisogna andare a vedere con molta attenzione quello che dobbiamo andare a cercare di capire. Noi possiamo sprecare tanti anni della nostra vita, delle nostre vite, perché non ne abbiamo una sola, per andare a conoscere delle cose che poi magari non hanno una grande utilità nel momento decisivo, per esempio quando lasciamo il corpo. C'è questo sistema infallibile che se noi portiamo qualunque cosa della nostra esistenza al momento della morte, vediamo subito se quella cosa è utile o no. Vi assicuro che sapere quelle tre cose di cui abbiamo detto poco fa, cioè chi sono io, chi è Dio e qual è la relazione che mi unisce a Lui, conoscere queste tre cose, quindi avere proprio una perfetta conoscenza su questo, vi assicuro che vi garantisce un trapasso, una morte, chiamiamola morte per convenzione, ma sappiamo che non esiste, assolutamente serena, non c'è nessuna ansietà. È come se voi uscite di casa, nell'esempio dello sfratto che abbiamo fatto prima, in maniera tranquilla, perché adesso state abitando in 20 metri quadri a Maratta con le macchine che passano, e invece adesso andate a abitare in una villa sul Gargano. Ci andate volentieri, no? Se sapete quello che sta succedendo. Però se uno diventa ancora più intelligente, non basta la villa sul Gargano, perché comunque anche sulla villa sul Gargano posso andare la prossima vita, starci anche 80, 90, 100 anni, però poi alla fine devo lasciare anche quella. Quindi per questo motivo noi dovremmo tentare il grande colpo. Il grande colpo è quello di uscire dal Maya Sansara, dal ciclo di nascite e morti. Definitivamente. Che ne dite? Vi piace l'idea? Ok? Allora vi prenoto, eh? Allora, diventare libero da ogni lamento, questo è bellissimo, vedete queste maschere che ho messo, risate e dolori, sofferenze, no? Quante volte nella vita noi vediamo queste espressioni che si alternano vorticosamente, ma sono illusorie, sia l'una non è sofferenza e l'altra non è vero piacere, nessuna delle due sono autentiche, sono tutte e due teatro, cinema, eh? Quindi bisogna diventare liberi da questo lamento. Per ogni persona quindi accettare un maestro spirituale è indispensabile, con grande umiltà, ed essere pronti a servirlo in tutto, perché senza le sue istruzioni non si può progredire nella scienza spirituale. È strana questa cosa, cioè non è soltanto una cosa da conoscere, ma è un'attitudine da seguire. Questo è il segreto. Attenzione, il maestro spirituale, questa ve la butto lì così, insomma, non è soltanto una persona fisica, perché noi possiamo vedere maestro spirituale in differenti circostanze. Noi possiamo anche avere di fronte a noi una persona di cui non abbiamo un grande rispetto, eccetera, che però potrebbe dirci delle cose che sono invece esattamente corrispondenti con quello che dicono le scritture rivelate e che dicono altri saggi. Quindi quella persona lì diventa il nostro maestro spirituale. Ecco perché conviene essere umili, perché noi non sappiamo chi abbiamo di fronte. Noi possiamo trovarci delle persone che stanno a un passo dalla liberazione, solo che sono ancora coperte dall'energia materiale, quindi sono irriconoscibili. Noi da un punto di vista spirituale non abbiamo le relazioni che abbiamo oggi, non dobbiamo pensare alla nostra relazione con Dio come noi siamo oggi con questo corpo all'interno della nostra città, dei nostri amici o delle nostre conoscenze. Noi abbiamo una posizione su un piano assoluto che è completamente diversa, non c'entra niente non solo con questa che abbiamo adesso di condizione, ma con quella che abbiamo avuto anche nei miliardi di vite precedenti e passate che noi non ricordiamo.
Oggi, se abbiamo un incidente, una persona che praticamente cara va via, entriamo a volte in un dolore allucinante. Ho visto persone disperarsi perché magari hanno perso una persona cara, un congiunto, un genitore, un figlio. Il figlio è la prova più difficile. Ma non è la prima volta che ci accade. Ok? Non è la prima volta. Sono successe tante volte. Abbiamo avuto miliardi, trilioni di nascite e morti. E questa non sarà neanche l'ultima. Fino a quando non abbiamo realizzato quello che dobbiamo realizzare. È quello che dicevamo la volta scorsa, vi ricordate? Dei ripetenti. Qui siamo tutti ripetenti. Capito? Hai visto quelli lì che mettono all'ultimo banco con le orecchie da ciuccio perché proprio non capiscono? Siamo noi, siamo qui. Ci riuniamo però insieme, possiamo aiutarci. Qui stiamo tutti sulla stessa barca, non è che c'è uno che sa e uno che non sa. Siamo tutti sulla stessa barca. Se abbiamo la fortuna di entrare in contatto con una informazione autentica, tutti possiamo trarne benefici. E possiamo avviarci alla strada di ritorno, back to Godhead, ritorno a Dio, dice il nostro maestro spirituale. Andiamo avanti, quindi ricevere completa conoscenza, abbiamo detto, capire la scienza trascendentale, una cosa che va approfondita, compresa in maniera giusta, ottenere reale educazione. Certo, ci sono dei bambini che sono avvantaggiati, nascono in famiglie dove hanno già questa predisposizione. Altri bambini invece magari non sentono neanche, cioè, mai parlare di alcuni argomenti. Però non è neanche casuale che praticamente un bambino nasce in una determinata famiglia e un bambino nasce in un'altra. Quindi progredire verso la propria destinazione desiderata. E qui c'è un altro verso sempre che cantiamo al mattino, Yasha Prashana Bhagava Prashado, Yasha Prashana Nagati Kutopi, Dhyayan Stuvanta, Isha Yasha Trisanya, Mandeguroshti, Charanaravinda. Cioè, per la misericordia del maestro spirituale, noi riceviamo la benedizione di Dio, di Krishna. Senza la sua grazia nessun avanzamento spirituale è possibile. Perciò devo sempre ricordarlo e pregarlo almeno 3 volte al giorno, offrire i miei rispettosi omaggi ai piedi di lodo del mio maestro spirituale. Vedete, tutte le preghiere, anche che ho preso alcuni pezzi di nostre preghiere che facciamo, eccetera, perché è tutta la giornata che è incentrata su Dio. Non è che Dio ha un giorno durante la settimana che praticamente viene considerato il giorno della religiosità, no, la relazione con Dio che abbiamo è eterna, quindi va vissuta giorno per giorno. Il maestro spirituale è sempre comunque la figura di connessione, no? Il mediatore trasparente che ci congiunge a lui. Quindi immaginatevi che straordinaria persona che praticamente il Signore Supremo ci mette a disposizione. È un po' come un accompagnatore ufficiale in questo viaggio senza fine all'interno dell'esistenza materiale. Quindi capire la reale posizione di tutti gli esseri viventi, importante, è una posizione assoluta, non è una posizione relativa. Quindi iniziare il proprio servizio devozionale è necessario. Cioè, quando noi comprendiamo qualcosa, poi ci muoviamo con quella conoscenza. Non è che quella conoscenza uno, cioè è come se uno va dal medico e gli dice guarda tu hai un cancro così devi curarti, non è che lui esce dal medico come se praticamente nulla fosse e continua, cioè deve fare qualcosa, no? Quindi quando una persona comprende la sua natura spirituale è inevitabile che cominci ad impegnarsi nel servizio di devozione. Dicevo prima alla signora, quando noi abbiamo qualcuno a cui noi vogliamo bene, istintivamente facciamo qualcosa per quella persona. Una mamma che fa una cosa per un figlio non si stanca mai. Non è che è preoccupata di impegnare un'ora in più o svegliarsi un'ora prima, non si stanca mai. Perché? Perché quel servire il figlio è amore. Allora, l'amore di una mamma è molto simile all'amore veramente che dovremmo avere nei confronti di Dio, senza condizioni. La mamma è capace di fare delle cose straordinarie, ecco perché è così importante anche non nella vita di tutti. E solo, magari lei è capace di fare delle cose che il papà non è capace di fare. Cose contrarie, ma su come proprio dedicarsi, cioè l'aspetto materno è un aspetto che spiega molto per similitudine quella che dovrebbe essere proprio la relazione spirituale che abbiamo nei confronti di Dio. Non pensare che ci sia dovuto qualcosa, pensare che noi siamo in obbligo sempre nei suoi confronti perché stiamo sempre in debito verso di Lui, ma Lui non ce lo fa pesare, non è che ci chiede la bolletta del sole o dell'aria.
Lui ci dà tutto quello che ci serve, indipendentemente da tutto. Ok? Andiamo avanti. Quindi distinguere tra materia e spirito, quindi capire l'importanza della conoscenza vedica. Ecco, la conoscenza vedica, questa è una breve parentesi, non è una conoscenza così, diciamo, esotica, o no, è una conoscenza su un piano assoluto, quindi deve essere avvicinata con una predisposizione diversa. Io proprio vi invito cordialmente a prendere in esame alcuni aspetti che possono essere utilissimi all'interno della vita di ogni essere vivente, indipendentemente dalla cultura che avete ricevuto fino a questo momento, dalla religione che seguite, non c'è assolutamente problema. L'importante è che vi cimentate nella comprensione di questi argomenti. Quella di stasera vuole essere uno stimolo, no? Perché poi avete una bella attitudine, siete curiosi, volete conoscere, siete qui, potevate fare 10.000 altre cose, invece siete venuti questa sera, avete colto l'occasione che Carlo vi ha offerto e state anche ascoltando con grande attenzione. Questo significa che praticamente avete già una predisposizione per poter intraprendere certe scelte. E mi complimento con voi perché è gradevole parlare al pubblico così. Vi ringrazio. Quindi, segreto per avanzare nella vita spirituale, soddisfare un maestro perfetto, servirlo con piena sottomissione, in modo da, vedendo la sincerità del discepolo, il maestro lo benedica subito con una genuina conoscenza spirituale. È sempre lo stesso argomento, spiegato in modi diversi, ma è sempre lo stesso punto. Quindi, per capire questi difficili passaggi nella letteratura vedica, bisogna ascoltarla da un maestro spirituale, non si devono interpretare le scritture per qualche motivo personale. Questo avviene in tutte le tradizioni. Le persone interpretano, qualcuno che interpreta la Bibbia nel modo che più gli piace. No? A volte quando parlo con alcuni religiosi dico, ma scusa, perché hai difficoltà a seguire quello che il Signore ti dice direttamente? Non so, nel quinto comandamento ti dice non uccidere, perché continui a andare a comprare animali uccisi, tagliati a pezzi, squartati, pensando che quello sia il tuo cibo? Leonardo da Vinci diceva, ma chi è che è venuto in mente la prima volta di mettere praticamente la bocca a contatto di un sangue coagulato di un animale morto? Cioè, detto così, effettivamente uno pensa. Io mi ricordo quando per la prima volta mi arrivò questa informazione, io ero un carnivoro, cioè mangiavo di tutto. Tutto quello che si muoveva, c'era giusto qualche cinese che mangiava qualcosa che io non mangiavo, ma non pensavo praticamente che, invece c'è legato a molta sofferenza, molto dolore, cioè è una cosa tristissima, togliere la vita a un altro essere vivente, quello è soltanto un'altra forma, l'anima che sta dentro una zanzara o dentro una forma umana o dentro un elefante è la stessa, cambia soltanto l'involucro. È come se ci sono tante macchine, c'è la 500, un Mercedes, una Ford, un camion, sono guidatori, però sono in forme diverse, però sono sempre guidatori. Se c'è un incidente di una persona che muore in 500, non è che è meno grave di una persona che muore in Mercedes o una persona che muore su un camion. È un incidente mortale perché il guidatore, ecco, allora quando esce il guidatore da quel corpo, se noi prendiamo il corpo di un animale che stava vivendo per conto suo, noi non abbiamo bisogno di ucciderlo per sopravvivere, perché la natura ci dà tante altre cose, anche quelli sono esseri viventi, non possiamo farne meno di quello. Anche una carota è un essere vivente, una patata è un essere vivente. Siamo coperti, sommersi da esseri viventi, ci sono tanti esseri viventi che neanche vediamo, perché tutto è impostato così, però noi dobbiamo fare di un danno il danno minore. Quello è il ragionamento, dobbiamo dare meno disturbo possibile, allora si cresce spiritualmente e si diventa sensibili. Quando uno sviluppa questa sensibilità arrivano le informazioni, funziona così, ok? Quindi differenti scritture, differenti saggi, capita a volte raccomandano cose diverse, ma il giudizio di Cristo deve essere considerato definitivo, cioè molte volte ci sono delle persone che interpretano diversamente le scritture e questo comporta a volte delle confusioni, ma alla fine c'è un, si chiama Siddhanta, che sarebbe una considerazione conclusiva, in sanscrito si chiama Siddhanta, quel Siddhanta c'è sempre in ogni cosa che facciamo, quindi se noi impariamo a vedere il mondo con gli occhi delle scritture,
questa cosa ci semplifica tutta una serie di fattori che abbiamo intorno a noi. Quindi scoprire qual è il nostro ruolo all'interno della nostra vita, capire cosa Dio, Krishna, praticamente vuole farci fare. Si può conoscere Krishna, ripeto, solo attraverso il suo puro devoto. Non è un'immaginazione, non è che io immagino Dio. Ok, confermato. Senza l'intermediazione del puro devoto è impossibile anche iniziare a capire Krishna, no? Come immaginatevi, se noi non fossimo magari andati a scuola, quelle informazioni non le avremmo mai potute recepire. Le abbiamo avute nel momento in cui c'è stato un maestro che ce l'ha insegnata. È sempre lo stesso principio. Quindi questa è la seconda parte, e con questa seconda parte ci fermiamo. C'è adesso una terza parte che, se volete, però è un pochino tardi, quindi volevo lasciare spazio a domande. Comunque, la terza parte sono qualifiche del maestro spirituale. La cosa fondamentale è che il maestro spirituale non inventa nulla, non è che vi dice la sua opinione, vi dice quello che le scritture gli chiedono di dire. Lui è soltanto un intermediario trasparente, quindi lui non, lo sentite sempre parlare di argomenti spirituali, non lo sentite mai parlare di argomenti mondani. Un argomento mondano in sanscrito viene chiamato prajalpa, cioè un discorso inutile. Noi siamo coperti da cose inutili, basta accendere la televisione o girare un po' su internet, prajalpa è la vita di tutta la comunicazione. C'è un sistema complicatissimo di internet per trasmettere sciocchezze da una parte all'altra del mondo, eppure è molto ricercata una cosa del genere. Quindi io tralascerei questa parte e volevo dirvi soltanto un'ultima cosa. C'è soltanto un caso in cui praticamente, ecco, c'è un caso che se il maestro spirituale perde il suo senso di discriminazione e si impegna in azioni abominevoli, allora può essere abbandonato. Cioè il maestro spirituale ha una responsabilità da portare avanti rispetto al discepolo, non è che può fare quello che vuole, lui deve attenersi a quello che dicono le scritture e a quello che altri saggi fanno, e trasmettere la cosa così com'è, importantissimo. E qui c'è un caso che è successo, che volevo così raccontarvi, di un imperatore addirittura. Era l'imperatore del pianeta Terra, aveva un maestro spirituale che lo aveva addirittura salvato da una situazione di morte, cioè avevano avuto una battaglia con i Deva, e praticamente stavano era in corso una conquista dell'universo. Sapete che ci sono pianeti inferiori, pianeti mediani e pianeti superiori. Quindi avevano fatto c'era questa lotta. Ve lo ricordate il film Guerre Stellari? Cioè, quello lì, se voi andate a vedere all'interno dei Veda, ci sono delle descrizioni che riportano delle battaglie tra Asura e Deva, che erano proprio quelle che poi sono state prese dall'autore del film. Ma non sono fantastiche, sono reali. E c'è una volta un certo Bali Maharaj, che praticamente era il re dei demoni. Si chiamano in sanscrito, si chiamano Asura, e praticamente avevano combattuto contro i Deva e erano stati sconfitti. Il maestro di Bali Maharaj gli aveva ridato la vita, quindi lo aveva riportato in vita, lo aveva resuscitato, perché conoscevano perfettamente anche le arti mediche. Cioè, ridare la vita significava che conosceva il sistema per far entrare l'anima all'interno del corpo, e era in grado di farlo. Gli aveva ridato la vita, quindi lui era molto attaccato al suo maestro spirituale. Lo aveva seguito, il fatto di averlo seguito con grande attenzione aveva fatto sì che Bali Maharaj era diventato molto potente, aveva ricevuto delle benedizioni, che era diventato molto forte, quindi ha ricevuto come delle siddhi. E quando si trovò a combattere nuovamente con i Deva, che invece in quel momento erano piuttosto rilassati, e addirittura Indra aveva fatto delle offese nei confronti del suo maestro spirituale, quella cosa aveva cambiato completamente le sorti della battaglia. Perché Indra si rivede quelle persone che erano state uccise da lui, che erano ritornate in vita e stavano combattendo di nuovo con un vigore completamente rinnovato. E quando successe questo, Indra chiese al suo maestro spirituale che cosa doveva fare. Il suo maestro spirituale gli ha detto: fuggi, perché se lo affronti adesso vieni sconfitto immediatamente. Allora loro nei pianeti superiori hanno la possibilità di cambiare le loro forme esterne, quindi presero delle forme animali e praticamente furono
cioè non furono visibili ai guerrieri e se ne andarono, praticamente lasciarono il trono, quindi il trono di Indra fu preso da Bali Maharaj e Bali Maharaj in quella maniera aveva conquistato tutti e tre i mondi, aveva conquistato i pianeti superiori, i pianeti intermedi e i pianeti inferiori. Vi piace questa storia? Allora vi continuo, vi dico come va a finire, in breve perché abbiamo poco tempo. Succede che praticamente alla fine i Deva, che erano stati spodestati praticamente, erano proprio dovuti scappare e si erano dovuti rendere invisibili e avevano chiesto a Vishnu di intervenire per potergli ridare il trono. Allora il signore Vishnu, che è sempre accondiscende alle richieste dei Deva, perché i Deva hanno questa attitudine, cioè fanno un po', sono un po' boriosi così, però poi a un certo punto ritornano e chiedono al signore Vishnu se per favore può intervenire lui, e lui dice sì, va bene, perché vanno lì, glielo chiedono sempre con sottomissione e gentilezza. Quindi lui si presenta in una forma di Brahmana nano, un nano bellissimo, con dei lineamenti stupendi, si chiamava Vamana Deva, il Brahmana nano, bellissimo, aveva un aspetto straordinario. Il re appena lo vede era intanto luminoso, bellissimo, però era piccolino, era come una miniatura. E allora dice immediatamente Bali Maharaj, visto che nella cultura vedica c'era l'usanza, quando arrivava un Brahmana gli veniva offerto quello che desiderava, dice: che cosa desideri? Dice: io posso darti tutto, posso darti un pianeta, posso darti mucche, ricchezze. Cioè, chiedi tranquillamente in modo tale che tu tutta la tua vita non dovrai più chiedere, perché io sono disposto a darti tutto quello che desideri. E questo Brahmana gli dice: io voglio 3 passi di terra. E l'imperatore dice: ma come, solo 3 passi di terra? Sei pure piccolino, io posso darti molto di più. Io no, voglio 3 passi di terra. A quel punto il suo maestro spirituale, Sukracharya, lo chiama e gli dice: Bali Maharaj, non dare niente a questa persona, perché questa persona non è una persona comune, questa persona è Vishnu stesso. Vishnu è la persona che sovrintende alla creazione materiale. E Bali Maharaj dice: ma come, io ho fatto promessa a lui, gli ho promesso, la mia parola è data, basta, non posso tornare indietro. E allora il maestro spirituale gli dice: non preoccuparti, puoi tornare indietro perché non hai pronunciato la sillaba Om, e quindi quello che tu hai promesso non è valido, non è, si può considerare come una cosa non detta. Allora lui dice: ma no, ma è ingiusta questa cosa, io non posso farla, non l'accetto. Ma come ti permetti? Osi sfidare l'autorità del tuo maestro spirituale? Però lui realizza che quello che gli stava dicendo il suo maestro spirituale non era spirituale e non era quello che le scritture dicevano di fare, perché in quel momento il caro maestro di Bali Maharaj, Sukracharya, era preoccupato della sua condizione. Perché in quel momento, se Bali Maharaj avesse dato tutto quanto al Brahmana, a Vamana Deva, lui sarebbe rimasto con un principale senza niente, un re senza nessuna ricchezza. Quindi lui era preoccupato per lui, non era preoccupato per il re, non gli stava dando un'istruzione spirituale. Allora, questo caso è un caso in cui le scritture prevedono la possibilità di poter lasciare il proprio maestro spirituale. È scientifica questa cosa, è bellissima. Allora lui comunque diede la sua parola, dice: ok, ti do 3 passi di terra. A quel punto accadde qualcosa di veramente sorprendente. Volete sapere che cosa è successo? Il primo passo, praticamente, col primo passo, praticamente, i primi 2 passi conquista tutti e 3 i mondi materiali e si ingrandisce, diventa una forma gigantesca e con l'alluce del piede fora la copertura dell'universo materiale e da quel foro viene un fiume, il Gange. Ecco perché è un fiume sacro, perché ha toccato i piedi di lodo di Krishna, di Vishnu, nella forma di Vamana Deva, ok? Quindi ha forato questa forma gigantesca davanti a Bali Maharaj. Lui era completamente in estasi vedendo questa forma. E il signore Vishnu va lì da lui e gli dice: dove metto il 3° passo? Mi hai detto di dai 3 passi di terra, io ne ho fatti 2 e non c'è più un posto nel mondo materiale dove io posso mettere il piede. Dove lo metto? Allora lui si leva la corona,
terzo passo, gentilmente mettilo sulla mia testa, proprio in segno di completa sottomissione. Il Signore Supremo gli mette il piede sulla testa, lo benedice in quella maniera, gli mette i suoi piedi di lodo sulla sua testa e praticamente in quel momento poi lo lega davanti a tutti, quindi cioè una figura, insomma, non considerate che aveva vinto tutti e tre i mondi, una cosa straordinaria. E a quel punto, quando lui è completamente sottomesso, su Graciari gli dice: hai visto, te l'avevo detto di non dargli tutto così, ma a quel punto il Signore Vishnu dice: no, questo è quello che lui doveva fare. Grazie a questa attività che ha fatto, gli darà un regno che si chiama Sutala Loka, che è un regno, un pianeta inferiore, perché lui era il nipote di un grande devoto, Prahlad Maharaj, che vi racconterò in un'altra circostanza. E queste storie le trovate all'interno dello Srimad Bhagavatam, perché dei Veda c'è un appendice, che è la parte più importante, il cuore, la crema di questa conoscenza vedica, è descritta in questo testo che è lo Srimad Bhagavatam. Allora, questo Srimad Bhagavatam, se vi capita la fortuna di poterlo leggere, vi assicuro che è una cosa unica, perché è proprio non diverso da Dio stesso. Quindi in Kali Yuga, in quest'era, è la manifestazione di Dio. E con questo concludiamo, quindi vi ho raccontato un pochino di cose, purtroppo il tempo è tiranno. Se avete delle domande, sono ben lieto, ma purtroppo non abbiamo tantissimo tempo. Spero che sia stato tutto molto chiaro, che sia stato comprensibile, almeno le cose di cui abbiamo parlato, e abbiamo visto che praticamente alla fonte di questa conoscenza c'è tutto un ambito di devozione di cui solitamente non si parla. Però alle fonti della conoscenza c'è questo, non è che li ho fatti io i Veda, sono così. Bene. Grazie intanto.